Salutiamo in rappresentanza della Regione Veneto l'assessore Elena Donazzan. Magnifico Rettore, porgo a lei, al corpo accademico, al personale amministrativo, alle istituzioni presenti, alle autorità civili e militari, ai rettori presenti qui in rappresentanza delle loro università, il saluto mio personale e quello della Regione del Veneto a nome del Presidente Luca Zaia. Ebbene, l'inaugurazione di un anno accademico è l'occasione per rinnovare l'attenzione sulle finalità che una importante istituzione di alta cultura si pone. E devo dire che l'intervento del magnifico Rettore mi stimolerebbe a fare riflessioni anche più ampie di un saluto istituzionale, ma sono convinta, per i rapporti che abbiamo instaurato, che sarà occasione di approfondimento anche nella definizione di quell'agenda che il Rettore immaginava per il governo attuale, forse più per quello che verrà, e che dovrebbe vedere proprio le università, ma certamente le università con la Regione, definire alcune priorità. Nel corso degli anni questo Ateneo ha dimostrato la sua importanza, non solo a livello numerico, ma anche in termini di parametri, di efficienza e di efficacia che hanno accreditato Ca' Foscari come uno degli Atenei con migliori risorse a livello gestionale e di ricerca. Dati che dimostrano come questo Ateneo sia capace non solo di offrire ai giovani corsi universitari di qualità elevata, ma anche di essere riuscito a creare una rete sempre più solida con il mercato del lavoro grazie ad un'apertura e ad un approccio funzionale con il mondo dell'impresa. L'eccellenza di un'università è data, a mio avviso, dalla capacità di guardare al futuro, di avere una visione, come peraltro ha detto in un passaggio chiave, a mio parere, il Rettore, di trovare anche una propria identità in un mondo che rischia l'omologazione anche nell'offerta formativa. Un mondo sempre più competitivo e globalizzato in un periodo di grandi trasformazioni politiche, economiche e scientifiche. Diventa così strategico affermare questa identità, una propria identità culturale e di ruolo. Saper interpretare, come ha fatto benissimo Ca' Foscari, il compito di vettore della conoscenza e della formazione che attraverso le nuove classi dirigenti, perché i nostri studenti universitari questo rappresentano, va verso il sistema produttivo, fondamentale per la crescita non solo della persona, ma anche della società. A questo grande obiettivo vuole concorrere anche la nostra Regione, con un rapporto sempre più forte con gli Atenei di tutto il Veneto, e sempre più efficace e sinergico con Ca' Foscari, proprio per la sua specifica competenza e capacità di relazione con il sistema produttivo e dentro il mercato del lavoro. Elaborazione di strategie comuni ed efficace utilizzo delle risorse hanno caratterizzato i nostri rapporti con il concorso dei fondi europei, sostenendo la ricerca e orientandola ai fabbisogni del sistema produttivo. Ci siamo convinti così che il nostro futuro di sviluppo sia strettamente dipendente dal potenziamento del dialogo tra i presidi di cultura e di conoscenza del territorio e i settori produttivi dotati di maggiore capacità e competitività. La Regione inoltre sarà parte attiva in questo processo di innovazione e ricerca per inserire il Veneto sempre più nel programma del Governo del Ministero dello Sviluppo Economico, il cosiddetto 4.0, stimolando nel contempo una maggiore e più efficace integrazione e collaborazione tra gli Atenei e tra questi e il sistema produttivo, per realizzare una governance condivisa ed inclusiva che possa costituire il volano di una nuova congiuntura di crescita. Infine, il tema della internazionalizzazione della conoscenza e della professionalizzazione dei percorsi di laurea. I nuovi corsi di laurea annunciati da Ca' Foscari colgono le peculiarità della città di Venezia e si proiettano nel mondo, senza dimenticare il vivace tessuto produttivo della terraferma che traina, pur nelle difficoltà, l'economia dell'intera nazione. Coniugare conoscenza delle lingue e specifiche professionalità dell'ambito digitale significa raccogliere la sfida della competizione internazionale e cogliere le opportunità offerte da Industria 4.0 per rilanciare, e questo sì deve essere l'obiettivo fortemente condiviso, il manifatturiero, che resta il corpo forte della nostra economia. Voglio qui affermare con convinzione che il modello veneto del dialogo, quello che abbiamo costruito insieme in questi anni, e della partecipazione delle istituzioni a scelte condivise, ha rappresentato fino ad ora il segno anche del nostro dinamismo e dei nostri successi
E desidero concludere con un ringraziamento da assessore con delega all'università, ma ricordo anche con la delega al lavoro che impegna molto il rapporto di collaborazione. Desidero ringraziare il magnifico rettore per i grandi successi conseguiti da questo Ateneo, che l'hanno confermato uno dei migliori a livello nazionale per serietà, professionalità e preparazione degli studenti. Un augurio infine ai docenti e agli studenti di buon inizio d'anno accademico e di buono studio. Salutiamo la Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano. Magnifico Rettore, autorità, illustri docenti, gentili ospiti. Sono lieta di essere qui tra voi oggi per portare alla comunità cafoscarina non solo i saluti, ma soprattutto i ringraziamenti del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e di tutta l'amministrazione comunale per lo straordinario lavoro svolto e gli eccellenti risultati conseguiti, noti d'altra parte anche a livello internazionale. L'attività accademica è in perfetta sintonia con l'ideale di Comunitas che l'amministrazione comunale di Venezia promuove e sostiene al proprio interno e che ci auguriamo possa fungere da modello anche per altre realtà culturali, politiche e sociali che insistono nel nostro territorio. Comunitas, ovvero associazione di persone che compiono il proprio incarico insieme con altri, mettendo a disposizione di tutti le rispettive competenze e personalissimi talenti in uno scambio costante di conoscenza, ricerca, passione, senso di responsabilità, al fine di raggiungere e mantenere non solo gli scopi istituzionali prefissati, ma soprattutto conseguire e custodire uno scopo universale, lo sviluppo dell'individuo come persona e come cittadino. L'apertura dell'anno accademico è un momento speciale di attesa e di sguardo verso il futuro per gli studenti e i professori che si apprestano ad entrare in una nuova fase, ma anche per la città che li accoglie. È dunque per me un onore, in qualità di rappresentante della città di Venezia, presenziare oggi alla consegna dei premi assegnati ai migliori docenti, agli studenti più validi del primo anno e alle ricerche più interessanti. Tali riconoscimenti sono infatti il segno tangibile del successo del modello condiviso e la certezza che persone di comprovata professionalità in ambito culturale sono essenzialmente anche i primi cittadini ad essere consapevoli, responsabili e pronti ad impegnarsi nello sviluppo della civiltà. La formazione e la conoscenza sono valori essenziali per la maturazione delle singole persone e per lo sviluppo di una società onesta ed efficiente. Tutti siamo chiamati a fare del nostro meglio, amministratori, professori, studenti, e lavorando insieme potremo ridare a Venezia il prestigio che merita, guardando al futuro con speranza e ottimismo. Ringrazio il Rettore, il Professor Michele Bugliesi, per l'invito. Porgo a tutti voi i miei migliori auguri per il nuovo anno accademico e mi rivolgo in particolare ai giovani, agli studenti. È vero, il futuro è qui, ma il futuro è soprattutto vostro, quindi auguri a tutti voi. Signore e signori, il coro dell'Università Ca' Foscari Venezia, diretto dal maestro Vincenzo Piani.
ninfe, fuggite, o ninfe. Queste correnti, ninfe, fuggite, o ninfe, fuggite, o ninfe. Veloci, veloci, ardite, se voi non fuggite, veloci, veloci, ardite, amor caccia va, la 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 la, il cor vi ferirò, la 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 la, la. Se voi non fuggite, veloci, veloci, ardite, se voi non fuggite, veloci, veloci, ardite, amor caccia va, la 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 la, il cor vi ferirò, la 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 la. Porta di strame armato, immancolato, immancolato, dispace, e con la sua faccia ogni alma dispace, dispace. Vedete il crudel cielo, la 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 la, come se viene al cielo, la 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 la. E con la sua faccia ogni alma dispace, dispace. E con la sua faccia ogni alma dispace, dispace. Vedete il crudel cielo, la 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 la, come se viene al cielo, la 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 la. Faccia trionfi d'alme, di cuore d'alme, di cuore d'alme, la 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 la. Faccia trionfi d'alme, di cuore d'alme, di cuore d'alme. Fuggire, si corre a ferire, me giova, fuggire, fuggire, onde meglio l'amor, la 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 la, per volontà del cor, la 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 la, si corre a ferire, me giova, fuggire, fuggire, si corre a ferire, me giova, fuggire, fuggire, onde meglio l'amor. Invitiamo a salire sul palco Carlos Melero, in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo. Magnifico rettore, magnifici rettori, anzi, gentili tutti. È per me un piacere poter portare oggi qui il saluto di tutto il personale tecnico amministrativo di Ca' Foscari, ma anche dei collaboratori ed esperti linguistici, a questa cerimonia inaugurale dell'anno accademico. Una cerimonia di inaugurazione di un nuovo anno accademico implica anche la chiusura di un vecchio anno accademico. È un momento per progettare, forse anche, se mi posso permettere, anche di sognare, ma è anche il momento di riflettere su ciò che è stato fatto per poter affrontare questo nuovo anno, e cioè il nuovo anno che arriviamo, con consapevolezza, realismo e serietà. Ca' Foscari è uno dei principali motori della città di Venezia, forse il principale. Molti sono i progetti già attuati, molti sono i progetti in atto e molti sono i progetti in progettazione.
che porteranno un beneficio a tutta la comunità. Parlo di biblioteche, parlo di interventi di recupero edilizio, parlo di mostre d'arte, di eventi culturali e tantissimi altri progetti. Ca' Foscari dà anche vita alla città di Venezia, dà una vita culturale, ma anche economica e anche una vita vitale, se posso permettermi, grazie a tutti gli studenti che qui si recano a frequentare i nostri corsi, ma anche alle molte persone che presso Ca' Foscari ci lavorano tutti i giorni. Ca' Foscari, oltre ad essere un ente di ricerca e un ente di formazione, è anche un elemento chiave per la città di Venezia e tutta la sua area metropolitana. Riuscire in questo intento implica avere una complessissima macchina che permetta di far funzionare e riuscire ad raggiungere questi obiettivi. E questa macchina è composta da moltissime figure, moltissime professionalità. Parlo di segretarie, di esperti di bilanci, bibliotecari, informatici, architetti, contabili, portinai, solo per dire alcune, perché sono davvero tante le professionalità necessarie. Persone che lavorano ogni giorno in tutti gli uffici di Ca' Foscari per fare che tutto funzioni, ma anche per organizzare eventi come questo a cui stiamo assistendo oggi. Persone che devono superare non poche difficoltà, e anche di diverso tipo, parlo di difficoltà finanziarie, come no, difficoltà logistiche, difficoltà normative e legislative. Ma ci sono anche i collaboratori ed esperti linguistici, a cui appartengo, che si occupano della formazione linguistica degli studenti, ma anche dei lavoratori di Ca' Foscari, e si prendono cura della loro competenza comunicativa in lingua straniera. Dall'inglese al cinese, dal giapponese al francese, e dal turco all'ebraico, ma anche lo spagnolo non possiamo dimenticarlo, visto chi sono. Perché un Ateneo che vuole essere internazionale non può farne a meno di collaboratori esperti linguistici. E ovviamente un corpo docente che oltre a fare ricerca e fare didattica fa anche governance. Non vorrei non ricordare altri lavoratori che lavorano presso Ca' Foscari e che permettono a questa di raggiungere i traguardi importanti che ha indicato il Rettore poco fa, come quelli lavoratori esternalizzati, lavoratori precari, assegnisti di ricerca, collaboratori e moltissimi altri. Anche loro sono una parte fondamentale di questo Ateneo. E come noi, gli studenti e le loro famiglie, che su di noi hanno depositato la loro fiducia per la formazione dei loro figli e la loro formazione futura, e senza i quali oggi non saremo qui. Ca' Foscari è tutto il complesso di persone che ci lavorano dentro, e anche le persone che ci studiano, ma è anche parte della città e della comunità, come università pubblica che è, quindi anche della comunità. Perché ciò che è pubblico è di tutti, e quindi anche mio, ma è anche vostro. Anche perché per questo Ca' Foscari si impegna nell'essere sostenibile anche da un punto di vista ambientale. E cosa che a me personalmente sta molto a cuore, si impegna a rendere l'Ateneo accessibile a tutti, anche a quelli che hanno diverse difficoltà, difficoltà di diverso tipo, perché in questo modo possa essere davvero di tutti noi. E di questo, secondo me, possiamo essere molto fieri, di questi impegni che si prende Ca' Foscari. Dunque il mio augurio, a nome di tutto il personale di Ca' Foscari, è di continuare a migliorare sotto tutti i punti di vista, di continuare ad essere un tassello fondamentale per questo territorio e di ritrovarci qui l'anno prossimo per poter guardarci indietro e poter dire che oggi Ca' Foscari è meglio di ieri, ma che continueremo a lavorare tutti insieme perché domani possa essere ancora meglio. Buon lavoro a tutti. Invitiamo a salire sul palco Cristina Manzone, in rappresentanza degli studenti dell'Ateneo. Per prima cosa ringrazio e saluto il magnifico Rettore e tutta la componente cafoscarina qui riunita. Questa è la terza volta che assisto all'inaugurazione dell'anno accademico del nostro Ateneo. La terza volta che rappresento in questa sede, qua al Teatro Malibrano, la voce degli studenti. Allo stesso tempo la scadenza del mio mandato si avvicina e mi è d'obbligo quindi fare alcune riflessioni e condividerle con voi. Il 4, il 5 e il 6 aprile si terranno le lezioni studentesche qua a Ca' Foscari, un momento fondamentale per la nostra università che purtroppo molte volte non viene considerato con la debita attenzione. La sensibilizzazione della componente studentesca è un lavoro complicato, molto complicato, che prevede un impegno che provenga da più direzioni. Si è persa la fiducia, forse, non si vede più una vera e propria utilità nel ruolo del rappresentante, forse.
Un'interrogazione su questa problematica risulta più che necessaria e in quanto rappresentante uscente potrei elencare punti e punti di autocritica, ma penso che comunque non sarebbe sufficiente a completare il quadro. Quello che mi auguro, veramente in maniera molto sentita dopo questi 3 anni, per gli anni a venire, è che futuri rappresentanti possano essere una voce forte e chiara e che il nostro Ateneo sia un orecchio paziente e attento. Quest'anno, come già il Rettore ci ha egregiamente presentato nel suo intervento, è stato pianificato, scusate il gioco di parole, il piano strategico di Ateneo, con lo scopo di portare avanti degli obiettivi significativi e molto importanti. Si parla di ricerca, internazionalizzazione, sostenibilità e molto altro. Un ambito che mi preme particolarmente è quello della ricerca. Indubbiamente risulta necessario investire su progetti internazionali, su visiting professors, ma non è da sottovalutare anche l'altra faccia della moneta, e il nostro Ateneo lo sa bene, ovvero ciò che ci riguarda più da vicino. È necessario, infatti, continuare a permettere che i docenti e i ricercatori possano essere guide di studenti vogliosi di intraprendere la strada della ricerca. Negli ultimi tempi si è sentito tantissimo parlare dell'esodo dei giovani all'estero, di cervelli in fuga, ma anche ragazzi che vanno via perché sentono di non avere spazio nel loro paese. Alcuni invece decidono di rimanere in Italia, credono ancora nelle qualità dei luoghi come l'università, ma a un certo punto percepiscono, sentono che è difficile rimanere qua, perché scoprono che ciò che pensavano fosse il luogo del sapere per antonomasia molte volte è un'istituzione costretta alla monetizzazione, soffocata da linee guida, difficili da rispettare, difficili da sviluppare, da parametri da rispettare, da cui dipende la gestione anche ovviamente monetaria della nostra università e delle nostre università in Italia. Partiamo dalle esigenze dal personale docente, da quello della componente studentesca, perché possano far tornare l'università quel luogo sereno e di confronto in cui si creano le fondamenta della nostra società. Un'ulteriore riflessione è necessaria se si pensa a Venezia, alla nostra città. Qui si respira arte, storia, cultura, intreccio di culture. Come studenti ci sentiamo molto fortunati di poter usufruire di questa città, di poterci vivere e di poterci crescere. Città che purtroppo vediamo sempre più spesso costretta sotto il giogo di flussi turistici fuori controllo. Allora, quando il sentimento generale cittadino è quello della rabbia, della voglia di andare via perché non si trova abbastanza spazio, è proprio lì che la presenza degli studenti è una presenza fondamentale. È un valore aggiunto, è un'opportunità che la città deve cogliere. Crediamo profondamente nella possibilità di rivitalizzare Venezia partendo dalla popolazione studentesca, dalla cittadinanza studentesca, che porta umanità, tanta umanità, e che ha bisogno sì di prendere da queste città, ma anche di dare spazi, di dare opportunità, di creare nuovi percorsi. Come se volessimo, in fondo, restituire un favore al luogo che ci ha accolti durante la nostra crescita e anche durante il nostro percorso formativo. Siamo consapevoli che gli ambiti in cui è necessario lavorare sono tanti, ma personalmente penso che Ca' Foscari debba continuare a portare avanti il lavoro che al momento sta sviluppando, come il Rettore ci ha già appunto preannunciato, e che debba porsi allo stesso tempo le priorità di sempre, come la residenzialità, l'assistenza sanitaria per gli studenti fuori sede, i trasporti, soprattutto con delle sedi distaccate. La nostra università deve essere in prima linea nell'ascolto di una componente studentesca che vuole essere attiva, deve mostrarsi aperta al dialogo, tornare a percepire il valore di ogni singolo studente, docente e ogni lavoratore. Dobbiamo puntare sempre più in alto. Abbiamo la fortuna, una grande fortuna, e l'arduo compito al giorno d'oggi di essere un'università pubblica, di essere un luogo in cui la cultura e il sapere sono a servizio di tutti, una realtà aperta che deve fornire un'istruzione di alto livello ai suoi iscritti. Che non si dimentichi mai il ruolo di Ca' Foscari all'interno della rete delle università italiane, che si porti avanti con intelligenza e con attenzione l'istruzione pubblica e di qualità. Infine, ringrazio in primo luogo gli studenti per avermi permesso di assumere il mio ruolo di rappresentante, che ormai volge al termine, ma ovviamente non posso dimenticarmi di ringraziare tutte le componenti ca' foscarine che mi hanno aiutato, mi hanno guidato
in questo percorso che è un percorso sì di rappresentanza ma altrettanto di crescita. Quindi vi ringrazio ancora e vi porto il saluto dell'Assemblea dei rappresentanti degli studenti. Grazie. Accogliamo Elettro Foscari, il gruppo musicale dell'Ateneo, coordinato dal professore Daniele Goldoni. Thank you.
Thank you.